Soldi, case, terreni, polizze vita, le famiglie Ametovic e Alilovic tornano in possesso dei rispettivi patrimoni che sommati ammontano a 2 milioni e mezzo di euro. Il collegio giudicante del Tribunale di Prato, presieduto dal presidente Francesco Gratteri, ha respinto la richiesta di confisca avanzata dalla Procura nell'ambito dell'inchiesta che a giugno dello scorso anno portò al sequestro dei beni. La sentenza di revoca del provvedimento cautelare è arrivata oggi. I giudici hanno ordinato alla Guardia di Finanza, che impose il vincolo, di restituire i beni. Esultano gli avvocati difensori, accolta la tesi con la quale hanno sostenuto la mancanza dell'insieme dei presupposti necessari a prescrivere la confisca, ritenendo in questo modo illegittimo il sequestro. Sequestro motivato dalla Procura con il curriculum criminale di molti dei componenti delle due famiglie e con l'ampia distanza tra il valore del patrimonio e le entrate, che per alcune dichiarazioni di redditi alla mano erano pari o molto vicine allo zero. I giudici hanno confermato che è vero che molti degli Ametovic e Alilovic finiti nel mirino della Guardia di Finanza hanno un lunghissimo elenco di condanne e dipendenze per rapine, furti, ricettazione e impiego di minori nell'accattonaggio, ma hanno anche rilevato che non c'è la prova che i beni di loro proprietà siano provento dei reati commessi, né è stata rilevata una rispondenza temporale tra le condotte illecite, l'acquisto di case e terreni o l'apertura di conti correnti, polizze e carte prepagate. La Guardia di Finanza passò sotto la lente di ingrandimento tutta la vasta ricchezza mobiliare e immobiliare degli Ametovic e degli Alilovic, ancorando ogni singolo bene alle entrate ufficiali. Una sproporzione, la tesi degli investigatori, troppo grande per pensare che soldi, case e terreni non fossero frutto dei reati commessi. Sotto sequestro finì una villa San Giusto, un appoggio a Caiano, depositi bancari, cassette di sicurezza, libretti postali, polizze vita, carte prepagate. Un'inchiesta che portò anche alla revoca di due alloggi pubblici assegnati dal comune a due Ametovic, madre e figlia. Le difese avevano sollevato anche un problema di legittimità costituzionale della legge, che prevede l'applicazione delle misure di sequestro patrimoniale, e avevano richiamato le censure della Corte europea dei diritti dell'uomo recepite dalla Corte costituzionale.